ti dirò. Il suo fortunato debutto porta la data del 15 giugno del 1936. La Fiat lanciava la 500, ma le sue forme arrotondate e quei fanali tondi che sembravano due occhietti illuminati le fecero guadagnare l'affettuoso nome di Topolino. Era l'anno in cui Gino Bartali vinceva il suo primo Giro d'Italia. Le radio trasmettevano Parlami d'amore Mariù e il paese, dopo la campagna d'Africa, era in piena euforia colonialista. La Topolino avrebbe marciato gloriosamente attraverso un ventennio, superando, indenne nel fascino, anche la Grande Guerra. Il senatore Agnelli aveva dato incarico all'ingegner Dante Giacosa di creare un modello accattivante dal costo contenuto ma pieno di comodità che piacesse alla media borghesia dell'epoca. Prezzo 8.900 lire, a dirlo fa sorridere con nostalgia se pensiamo che oggi la chiameremmo utilitaria e il successo fu immediato. Fino al 1955, ultimo anno di produzione, furono vendute oltre 500.000 di Topolino e qualche centinaio di queste ha sfidato oltremodo il tempo. Ma Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Merito della passione dei collezionisti, la Topolino compie 70 anni. Torino, celebrato in grande stile, uno dei simboli di quell'Italia che viaggiava verso la modernità. E a forse un sorriso con la FIFA che c'è in lei, ma sulla Topolino.